Giuseppe Di Pasquale, il tecnico del Lanciano. Tra l'altro è arrivata tutta la solidarietà e i complimenti da parte di Tonino Torti nei suoi confronti, nei confronti di una squadra che comunque ha lottato. Nei primi 20-25 minuti ha messo in grande difficoltà l'Avezzano, quindi sul campo la risposta quantomeno è arrivata. Complimenti. Grazie, ci riprendiamo tutti e ci riteniamo stretti perché sono le uniche gratificazioni che in questo momento abbiamo. È il risultato di un lavoro profondo che purtroppo si perde perché non abbiamo condizioni idonee per poterci allenare. Ci alleniamo in pochi e tanti ragazzi fanno veramente tanti sacrifici perché è complicato mettere su anche le esercitazioni per quanto siamo pochi in campo. Ecco, allora mister, quello che le volevo chiedere, la situazione attuale in casa Lanciano, perché ci sono state anche le sue dichiarazioni ieri, piuttosto importanti, qual è la situazione e se si potrà chiarire qualcosa nei prossimi giorni? Non lo so, io lo spero che si possa chiarire perché comunque i ragazzi cominciano a dare segno di insofferenza e molto probabilmente se non ci saranno segnali entro venerdì loro sono disposti a non scendere in campo domenica. Per quanto riguarda il resto, la partita di oggi è stata comunque preparata da Luni e dalla Chiaretti. Doveva essere preparata dal gruppo degli Stati Uniti, l'unico rappresentante che loro ci hanno detto che doveva sostenere questa situazione era il DS Gianmarco Capoccia, che però questa mattina se n'è tornato in Umbria e ci ha lasciato sostanzialmente da soli perché noi non avevamo nemmeno un dirigente per firmare le distinte. Le distinte le abbiamo fatte noi, poi firmate da un nostro dirigente di settore giovanile che si è aggregato per darci una mano. Che tra l'altro poi mister, stavamo dicendo anche prima in fase di commento della partita, giocatori ne sono davvero pochi in questo momento, probabilmente anche alcuni che sarebbero stati recuperabili per questa partita, però non hanno effettuato le visite mediche praticamente. Sì, diversi giocatori, almeno quattro potevano essere recuperati per questa partita, che poi non essendo stati contattati a tempo debito, non hanno fatto il tampone venerdì, però loro erano già negativi, quindi potevano fare il tampone della Federlab ed essere a disposizione oggi. Invece non solo non sono stati contattati, ma non è stata prenotata loro nemmeno la visita medica, quindi non ho potuto nemmeno allenarli. E questo non solo non sono stati della partita, ma non ho potuto nemmeno allenarli. Poi ci siamo mossi noi autonomamente per ottenere le visite per oggi pomeriggio. Quindi questa situazione è stata fortemente penalizzante. Oggi noi comunque in distinta avevamo 15 persone perché Marfisi è infortunato, ha una cruralgia, quindi ha un problema all'anca e non può essere schierato. Quindi avere 5 persone in tribuna per noi è fortemente penalizzante. Per il livello di allenamento che abbiamo, sostenere una partita ogni 3 giorni è veramente difficile. Infatti non avere cambi significa che poi gli ultimi 20 minuti possiamo offrire quel tipo di prestazione che è assolutamente diversa dal primo tempo, dai primi 20-25 minuti del primo tempo.